Ben ritrovati, un saluto a voi tutti. Oggi ho perso il tablet. L'importante è non perdere la ragione, l'importante è non perdersi di vista. In questo periodo in cui siamo stati costretti a lunghi lockdown, dobbiamo comunque socializzare. Abbiamo cambiato strumenti, abbiamo cambiato modalità, usi, costumi, non certo la voglia dello stare insieme, tant'è che nel momento in cui si inizia già a parlare di cambio di colorazione di zona da arancione a gialla e così via, si sente questo richiamo al dover uscire di casa, ad andare in spiaggia, ad andare a fare una passeggiata. D'altronde anche la primavera, anzi soprattutto le belle giornate, ci stimolano a fare questo. E quindi diventa sempre più importante comunque non perdere di vista quelle che sono le precauzioni, la mascherina e la distanza di sicurezza, l'igienizzazione. Il virus non è stato ancora debellato e noi dobbiamo comunque fare molta attenzione, cosicché nella prossima stagione estiva essere più liberi e meno condizionati da questo disgraziatone, da questo Covid-19 che ha stravolto l'umanità. Una pandemia che ha messo in ginocchio economie, ha messo in ginocchio organizzazioni, specialmente quelle più a rischio, quelle più povere, quelle che già erano in difficoltà. E allora ognuno di noi ha dovuto e deve continuare a dare il meglio per poter fare comunità, per poter dare il proprio contributo. Lo fanno i medici in prima linea per sostenere attraverso la scienza e quindi la ricerca, ritrovare quelle migliori soluzioni per poter ostacolare il virus. Lo fanno i medici, gli infermieri, tutti gli operatori sanitari, sempre in prima linea per portare conforto e quindi portare alla guarigione coloro i quali, ricoverati, vedono in questi operatori coloro i quali sono l'ultima spiaggia, perché insomma sappiamo bene che il Covid-19 si vive in casa ai primi sintomi, dopodiché quando c'è l'aggravarsi purtroppo si è costretti a dover ricorrere alle cure ospedaliere e quindi al ricovero. E lì troviamo gli angeli custodi, perché non abbiamo più la possibilità di trovare conforto attraverso il sostegno dei familiari, della persona cara, e quindi andiamo in un isolamento che ci costringe ad avere come unico riferimento il medico, unico riferimento l'infermiere, unico riferimento quel nuovo habitat, quell'ospedale, quel centro di cura, che deve portarmi al più presto possibile a combattere, vincere il Covid e ritornare a casa. E allora c'è una famiglia che vede il proprio caro allontanarsi e c'è il proprio caro che deve subire il distacco dal nucleo familiare, dalle sue abitudini, dal conforto dei più cari e ritrovarsi in una nuova famiglia. Ecco quello che è l'ambiente ospedaliero, una famiglia. Ed è per questo che non dobbiamo mai perdere di vista gli sforzi notevoli che fanno i nostri medici a tutti i livelli, non dimenticando i medici di famiglia, i medici di base, coloro i quali sono in trincea e quindi ricevono le segnalazioni dai loro assistiti. Insomma, c'è una organizzazione, un sistema che è stato messo a dura prova durante il primo Covid nel 2020 e
E poi ci sono state le altre ondate e, ma come si suol dire, non si impara mai. O meglio, non si riesce a correre ai ripari così velocemente da poi poter essere più pronti, più bravi. E quando io dico più pronti, più bravi, mi riferisco alla politica. Non posso certo rivolgermi ai medici, che fanno di tutto e di più, fino a sacrificare anche la loro vita, per poter correre ai ripari. Correre ai ripari anche quando c'è stata una politica che non è stata capace di fornire dispositivi di protezione individuale agli stessi medici. E correre ai ripari allorquando non c'erano quelle indicazioni da parte delle istituzioni, quindi della politica, affinché si sapesse come comportarsi durante una pandemia da Covid, da virus di questo tipo. E allora dobbiamo comprendere noi tutti che il nostro ruolo di cittadino è rilevantissimo, perché la politica è una organizzazione che ci rappresenta. E quando ci rappresenta un soggetto, non possiamo lavarcene le mani. Non, insomma, un genitore magari riferisce al figlio: ho bisogno di, non so, un prodotto, di un frutto, di fare la spesa, e dà questo incarico al figliolo, non al generale, di poter andare a fare la spesa. E poi che fa il buon padre di famiglia? Va a farsi la partita a tennis? Va a giocare a carte? Va a giocare a lotto? Va a farsi una passeggiata in bicicletta? No. Aspetta che il figlio porti a casa la spesa, che il figlio adempi al suo compito e resta lì ad aspettare e con la sua mente, con il suo cuore soprattutto, segue il percorso che farà il figlio e conta i minuti affinché possa rientrare. Si è in ansia, ci si aspetta che porti a casa il prodotto e soprattutto lui ritorni a casa. Lo si fa con il bimbo, insomma, certo non si manda il bimbo di 3 anni a fare la spesa, ma con qualche anno in più sì, il ragazzino lo possiamo mandare certamente. E allora non stacchiamo la spina. Perché lo facciamo quando invece siamo rappresentati dalle istituzioni? Perché lo facciamo nel momento in cui abbiamo delegato i nostri rappresentanti istituzionali a ricoprire dei ruoli importanti? Può essere il sindaco, il presidente di regione, un onorevole, insomma un deputato, un senatore. E invece noi perdiamo di vista questo rappresentante. E quindi è come se avessimo firmato una delega in bianco dopo le elezioni, con le elezioni, e poi andiamo per la nostra strada. Non seguiamo più la persona che abbiamo votato, non seguiamo più quanto lui farà, ed alla fine abbiamo anche il coraggio, perché ci vuole molto coraggio, dobbiamo dire, a lamentarci di quanto questo nostro rappresentante non sta facendo, o se lo fa, lo fa male. O se lo fa bene, magari contrapponendosi con azioni diverse rispetto a quelle che noi avevamo suggellato attraverso la nostra X, il nostro consenso elettorale, rispetto a un programma, a delle promesse elettorali che aveva fatto. E allora questa pandemia soprattutto ci deve rendere più consapevoli che la nostra famiglia non può essere considerata solamente quella di Nazareth, di Betlemme, diciamo così, la Sacra Famiglia, ma dobbiamo pensarla più allargata, come è giusto che sia. La nostra comunità per un paese è la nostra famiglia, la nostra regione è la nostra famiglia, la nostra Italia è la nostra famiglia, la nostra Europa è la nostra famiglia, il nostro mondo è la nostra famiglia. Ognuno di noi non si può sentire distaccato o come se appartenesse ad altri o ad altro. E il virus ce lo ha ricordato. Non distingue
sesso, non distingue razza, non distingue religione, non distingue se uno ha i capelli o non ce li ha. Insomma, non distingue nessuno, non distingue se uno ha la Ferrari o se va col monopattino, o se va senza pantaloni perché non ha la possibilità di comprarseli. Non distingue il povero, non distingue il ricco. E come deve essere la nostra informazione? Senza distinzioni di sorta. Per poterlo fare, dobbiamo dare spazio il più possibile alle persone, ai protagonisti di questa famiglia. E chi sono? Siete voi, non solo coloro i quali ci seguono attraverso lo spazio Liberamente Parliamone, attraverso le frequenze del digitale terrestre di Telemaghi, il 97 per la Puglia e l'884 per la Basilicata, ma anche coloro i quali ci seguono attraverso la pagina Redazione Telemaghi, cioè il social, Facebook, oppure il canale di YouTube Telemaghi. Abbiamo già avuto il piacere di ospitare diversi telespettatori che hanno chiamato al 351-931-9265 o che ci hanno comunicato le loro osservazioni o i loro racconti, il loro vissuto attraverso la posta elettronica telemaig@libero.it, un messaggino, WhatsApp al 351-931-9265, un filmato, una frase, un ok, una faccina, a seconda dell'età e dello stile che ognuno può avere. Ma abbiamo fatto famiglia, abbiamo fatto comunicazione rivolta a chi ci ascolta. E allora più voi ci fate telefonate, più ci inviate mail, più ci segnalate, e meglio è per tutti. E soprattutto ci dà la possibilità di raggiungere quello che è il nostro obiettivo, fare l'informazione più possibile veritiera, perché non possiamo andare a scovare nei singoli angoli quello che accade di questa nostra umanità, ma possiamo senz'altro farlo utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione tipo il social, il web, internet, affinché altri lo facciano, i testimoni, le sentinelle di quello che avviene nel mondo. Sta a noi poi essere bravi e, rispetto a quello che è il nostro senso civico e i nostri canoni giornalistici, individuare qualche buon tempone che potrebbe scrivere qualche fesseria. Guardo da questa parte perché ho il tablet o Facebook, si può scrivere di tutto e di più. Un giorno me la sono presa con un amico di cui non faccio il nome perché mi aveva mandato una notizia. Io a prima vista avevo detto, ma guarda un po', ma può mai essere, non mi sembra vero. Però ero stato lì 10 minuti, un quarto d'ora a fare delle verifiche, queste qua, alla fine gli scrivo, ma scusa, che cosa mi hai mandato? Ma sei certo che è avvenuto questo e quell'altro? No, Gino, era uno scherzo, le faccine che ridevo, col sorriso. Ma insomma, non si scherza. Perché io dissi, su questi aspetti non si scherza, non sulla notizia che possa essere falsa, ma era una notizia particolarmente grave che avrebbe portato gravi danni se io l'avessi divulgata. E allora chiamate il 351-931-9265 per dire la vostra, come fa il nostro amico Mimì che ci segue dal lunedì al sabato. Quando? Quando mandiamo in onda la nostra programmazione, come la rassegna stampa tutti i giorni, o il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 11.50, quando inizia questo programma Liberamente Parliamone. Ci segue, ci fa le osservazioni e ci telefona. Così dobbiamo essere, dobbiamo seguire quello che avviene nella nostra comunità. E dobbiamo anche far riferimento a quanto ci dice Coldiretti Puglia. Ogni giorno di ritardo costa 20 milioni di euro. Ogni giorno di ritardo costa tanto. Ritardo a che cosa? Magari alle vaccinazioni, a prendere le opportune precauzioni. Le vaccinazioni vanno fatte. Lasciamo da parte i festeggiamenti e le torte e pensiamo più ai fatti. Io personalmente devo dire e devo esprimere una mia opinione. Non sono per niente soddisfatto, certo. Perché? Perché io avrei voluto ad oggi già gli anziani vaccinati, tutti, prima
e seconda dose. I settantenni già vaccinati, prima e seconda dose. Ma quantomeno tutti gli anziani, anche i settantenni, almeno tutti la prima dose. Non possiamo dire questo, non sono per niente soddisfatto. Non c'è niente da festeggiare. Come non c'è niente da festeggiare perché qualche giovincello è stato vaccinato. Come non c'è niente da festeggiare se in un'unica famiglia erano tanti caregiver. Come non c'è niente da festeggiare perché un popolo italiano ama usare questi termini inglesi come, non si possa, come se non si possa parlare di assistenti o usare altri termini che il nostro dizionario ne contiene tantissimi, ha senz'altro. Ma c'è a chi piace il termine inglese perché si sente più importante, evidentemente, non lo dico io, lo dicono docenti importanti della nostra madrelingua che è l'italiano, non certo l'inglese o il francese. Allora, vorrei collegarmi con Tonino Santamaria. Perché, voi direte, con Tonino Santamaria? Ma ve la state facendo questa domanda? Perché se non ve la state facendo io posso anche non darvi, potrei anche non darvi la risposta, perderemo tempo inutilmente. A voi non interessa del perché, a voi interessa senz'altro che cosa ci deve dire Tonino Santamaria. E cosa ci può dire Tonino Santamaria? La prima domanda è: ti hanno fatto, ti hanno somministrato, ti hanno inoculato la dose? Hai fatto il vaccino? Insomma, c'è stata questa ricorrenza importante. Possiamo finalmente dire che Tonino Santamaria ha ricevuto la somministrazione del vaccino? Ecco, e quindi lo sentiremo direttamente dalla sua viva voce, perché vorrei raccontare l'esperienza di una persona che si presta all'essere ospitato in TV e quindi buongiorno Tonino Santamaria, come va? Benissimo. Ah, finalmente abbiamo raggiunto un obiettivo. Il mio medico curante ha avuto due flaconi la settimana scorsa. Fortunatamente qualcuno della lista era già stato, aveva già avuto il vaccino, e quindi io mi sono ritrovato ad essere all'ultimo posto per la chiamata utile, e quindi mercoledì scorso mi sono presentato alle nuve al lab e ho avuto, come dire, ho incontrato anche altri amici che erano lì per fare il vaccino, e quindi mi è stato fatto la prima dose di Pfizer. Sì, perché come persona fragile, per le mie, come dire, diverse patologie, non potevo che fare Pfizer. Allora, Tonino Santamaria, siamo contenti, anche perché finalmente cambiamo registro. Andiamo un passo in avanti. Sicuramente è un deciso passo in avanti, nel senso che io adesso so che il 26 maggio avrò la seconda dose, mi sarà inoculata la seconda dose, aspetterò i 7 giorni che pare servano perché gli anticorpi si vadano a formare, e quindi diciamo che dal mese di giugno avrò maggiore libertà di uscita da questa prigione che mi sono, come dire, realizzata tra casa e ufficio. Quindi potrò finalmente avere un pochino di libertà senza naturalmente lasciare posto, continui a rispettare comunque quelle che sono le indicazioni, cioè continuerò il distanziamento, continuerò a utilizzare la mascherina perché comunque il virus circola. Signor Santamaria, dicevo in apertura, in trasmissione, che secondo la Coldiretti Puglia ogni giorno di ritardo sulle vaccinazioni costa in media alla Puglia oltre 20 milioni in mancati consumi,
con un drammatico effetto a valanga sull'occupazione che si aggiunge alle sofferenze e alle vittime causate dalla pandemia. Beh, sicuramente il fatto di stare in casa. Allora, innanzitutto la gente soffre perché viene a mancare il lavoro, nel senso che ci sono attività chiuse, lavoratori di quelle attività che rimangono comunque a casa, non tutti prendono la cassa integrazione, c'è grande difficoltà come dire, a fare una vita, non dico normale, ma quantomeno che abbia parvenza di normalità. Giustamente chi non esce, chi non lavora ha più difficoltà a spendere per tutti i suoi bisogni, come dire, a fare la spesa, a comprare indumenti e quant'altro, e quindi è chiaro che la circolazione del denaro è notevolmente ridotta a quello che diciamo è la norma. Con le vaccinazioni che vanno avanti, con la riapertura delle attività in tutti i sensi, sicuramente si comincerà a guadagnare e quindi anche a spendere, quindi le cose giorno per giorno, fino ad ora si è perso, adesso giorno per giorno si ricomincerà a ripristinare piano piano la normalità, che comunque possiamo dire che non sarà a breve, ma ci vorrà un altro, credo, almeno fino a giugno le cose non andranno proprio normali. Però diciamo che comunque adesso è un passo avanti verso la normalità. Ecco, senz'altro sappiamo bene che le categorie più colpite sono i ristoratori, insomma, sono tra le più colpite, ristoranti, alberghi, e questo a catena poi si ripercuote sui fornitori, su chi fornisce, certo, il vino, certo, su chi fornisce il formaggio, insomma i nostri prodotti a noi cari. O in cantina, diciamo, nei magazzini. Restano in cantina, in magazzino, e comunque i costi per chi deve tenerli in cantina, stipati, come si suol dire, ci sono comunque. Certo. Oh, Tonino, certo. Santa Maria, ma noi dobbiamo essere, diciamo, dobbiamo pensare che andrà meglio, e perché senz'altro andrà meglio, se ci stiamo impegnando, è certo affinché si vada meglio. Tutti siamo impegnati, anche noi nel nostro piccolo, la nostra trasmissione, sì, esprimiamo qualche critica dove magari giungono le segnalazioni, ma si tratta sempre di critica costruttiva, non per, diciamo, annientare o per far del male a qualcuno. Si parla perché è giusto che si discuta, ci si confronti. Allora, vogliamo raccontare l'esperienza di Tonino Santa Maria, quello che naturalmente non è di personale, e quindi la vaccinazione, la giornata, la vaccinazione, perché Tonino Santa Maria, lo avevamo detto che nel momento in cui fosse giunto il giorno della vaccinazione lo avremmo raccontato, e quindi manteniamo questo impegno. Va bene, io la giornata prestabilita era mercoledì scorso, giorno di mercato ad Acquaviva, e da casa sono andato a piedi al lab, dove c'era già ancora un poca gente, perché io alle 9 ero già lì, c'era già il medico di famiglia, poi sono arrivati anche gli altri, e quindi appena arrivati, appena si sono organizzati, si sono, come dire, vestiti in maniera tranquilla, c'erano anche quelli della Croce Rossa, quindi, che facevano, come dire, attività di sostegno morale, di predisposizione, di aiuto anche per quello che doveva essere l'organizzazione per i singoli medici e per i pazienti dei singoli medici, anche aiutando, per esempio, perché c'era un po' di gente che non era venuta a fare la vaccinazione munita della documentazione utile che poi andava sottoscritto con medico, quindi hanno aiutato anche questi cittadini nella compilazione della modulistica insieme al medico, la verità è, si è svolto tutto abbastanza velocemente, era come se fosse tutta una questione oliata,
Mi si è avvicinato anche un amministratore chiedendomi se avrei raccontato come sto facendo adesso, come era andata la giornata, e gli ho detto sì, tranquillamente non c'è nessun tipo di problema, raccontando anche, perché mi veniva chiesto, che non dipendeva dalla, come dire, dall'amministrazione comunale se ci fosse stato qualche defaillance. Io ho detto non ho nessun problema, l'abbiamo già detto sia io che il direttore Maiulli a Telemail, quindi noi non abbiamo mai detto che la colpa è dell'amministrazione comunale circa come dire, una disorganizzazione che veniva riscontrata da tanti cittadini e addetti ai lavori anche. La questione è che probabilmente il giorno in cui sono andato io, che era il giorno in cui vaccinavano i medici, alcuni medici di famiglia, non c'era la ressa che normalmente si trova per chi ha fatto la prenotazione presso la farmacia. Che nei giorni martedì, giovedì e sabato, se non ricordo male, Io per la giusto? verità sono stato chiamato dal medico per fare la vaccinazione mercoledì, ma in realtà avevo anche la prenotazione tramite farmacia per anno di età per giovedì, quindi ho anticipato praticamente Di 24 ore. di 24 ore la vaccinazione. Va bene, ma a parte l'assessore che ti ha detto di riferire la storia, eccetera, eccetera. A parte questo, ci vuoi raccontare tutto? Non dico quanti passi No, hai vedi, fatto, siamo perché stati. tu conti pure i passi con l'applicazione, ma ci racconti, praticamente, sei entrato praticamente. dall'ingresso, il numeretto, cioè No, sei non cosa? c'era Ce le vuoi niente, raccontare? Senza numero. sono entrato perché praticamente il medico video di Sì. famiglia aveva 16 vaccini da fare, perché 14 vaccini, quindi c'erano 14 cittadini a cui doveva essere inoculato il vaccino, perché aveva avuto due flaconcini, e quindi due flaconcini praticamente dai due flaconcini possono tirare fuori dai 12 alle 14 dosi. Aveva indicato i 14, ne hanno tirati fuori 14 di dosi, e quindi 14 cittadini, man mano che erano già pronte le siringhe, una dietro l'altra, siamo stati vaccinati senza Vabbè, nessun però senza perdere Tonino il tempo. Santamaria, tu la fai così veloce la storia, però ecco, io ti vedo concentrato, che è successo? Niente, nel senso che mi hai detto di raccontare, sto Ti vedo raccontando. concentrato, non ti preoccupare, ma c'è No, qualche... no, è pronto il pranzo, che c'è? Che si mangia oggi? ti preoccupare. No, stavo facendo Ti un'altra hanno cosa. dato No, ulteriore dieta, dopo il vaccino c'è un'ulteriore dieta da fare, si può continuare? Ah, no, 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 no. non Ho cambia detto, nulla. Non cambia nulla. io ho consegnato al medico, mi sono messo in fila perché il medico ci ha detto mettetevi qua, man mano che erano pronti i documenti per poter poi lei prendere appuntamento, prendere nota di quale braccio veniva inoculato, la dose e l'orario in cui veniva inoculato il vaccino. Fatto questo, poi abbiamo atteso un quarto d'ora, perché bisogna attendere un quarto d'ora dopo essere stati vaccinati, nel caso in cui ci fosse qualche tipo di problema. Diciamo che tutti quelli vaccinati, nessuno ha avuto nessuna reazione, insomma, avversa. Sono andato dal medico, mi ha dato il foglio per la prenotazione della seconda dose e sono andato via. Praticamente sono andato e tornato in neanche un'ora. Tra partire da casa, andare lì, mettermi in coda, fare il vaccino, tornare a casa, non ci ho messo neanche un'ora. Quindi è andato tutto così come per me è stato per tutti Va quanti. bene Tonino, ho capito, ti faccio io qualche domanda un po' spiritosa. Qual era la tua Ah, te... aspetta, una cosa. Così come promesso e Sì? richiestomi, ho comunicato appena fatto il vaccino al governatore Emiliano che avevo fatto il vaccino, perché mi aveva chiesto appena lo fai fammelo E sapere. ti ha Perché risposto, che ti ha siccome detto? avevo fatto delle comunicazioni anche su Facebook e quindi mi ha chiesto di sapere quando facevo il vaccino. Quindi ho comunicato
seduta stante, e gliel'ho fatto vedere anche all'assessore, che stavo comunicando al governatore che di aver fatto il vaccino. Va bene, però, Tonio Santa Maria, il governatore ti ha risposto. No, non aveva motivo. Chiedo Lui. scusa, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, 5 giorni, ancora ti deve rispondere il Non governatore. c'è bisogno di che mi risponda, era Ah. importante che abbia fatto il vaccino. Va Sarà bene. stato contento anche lui. Sì, però io ricordo bene che tu eri agguerrito ed è se non fanno queste cose qui io, ma mi altero. E allora, che temperatura avevi? Scusami, Tonio No, Santa no, la Maria. Prego, temperatura non lo so, me l'hanno presa naturalmente. non ho capito. No, dicevo, quella cosa, io se mi chiama il medico non ho, come persona fragile, non avevo motivo di andare lì e non trovare il vaccino, perché mi chiamava a ragion Sì, va veduta, bene, cioè però la il medico mi ha temperatura, con che chiamato la sera temperatura del sei arrivato tu per giorno prima. capire con che temperatura sei arrivato al centro? No, normale. Ero tranquillo. Vabbè, ma non te l'hanno misurato, come sarebbero Sì, tranquilli? stava normale, io non ho chiesto quanti, me l'ha misurato la dottoressa. Oh, e quindi eri a temperatura giusta, Sì, standard, certo. accessibile. E poi i documenti, hai avuto questi documenti sottoscritti, firmati? Sì, ce Hai l'ho avuto tutto. tutto? Sì. Fantastico. Perché i documenti lì li ho portati io già compilati, ho solo firmato perché era giusto fosse così. Firmato davanti al medico che l'accettazione del medicinale, c'era scritto tutta la, come Ho dire, quelle che capito. erano le mie patologie, le mie Benissimo. medicine, e alla fine il medico ha firmato per l'avvenuta inoculazione del vaccino. Va bene, va bene, va bene. Comunque all'ingresso del centro non ti è stata misurata la temperatura, questo è chiaro. No, ma è stata misurata Quando appena sei sono entrato nel entrato centro, dal ma nel medico. cancello no, all'ingresso del No, non c'era cancello. nessuno, non c'era Non nessuno. c'era nessuno. Va bene, ok. Però questo fatto non fa testo perché tu sei tra quelli che andava al proprio medico. Certo. Invece quello che dovrebbe far testo per la nostra indagine, diciamo, è quelle le somministrazioni del martedì, giovedì e sabato, dove vanno coloro i quali si sono prenotati attraverso il servizio della farmacia o direttamente online o telefonando al numero verde che è a disposizione. Se non ricordo male, sono queste le tre Sì. possibilità. E allora, Tonino Santa Maria, tutto è bene quel che finisce bene. Ora aspettiamo la seconda dose. Intanto abbiamo festeggiato, sai, hai visto la torta su Facebook? Qual è torto? Non l'hai vista la torta? E tu sei molto attento. C'è chi ha festeggiato le... Ah, vabbè, vuole dire, lasciamo festeggiare chi si sta impegnando a che vada tutto per il meglio. Perché no? Ma io, non, no, io invece non festeggio. Non Diciamo fe che non era una cosa, però hanno Io non scelto di festeggio perché festeggiare. c'è chi ha 50 anni e si è vaccinato prima di me. Non mi piace proprio questa situazione, Tonino Santa Maria. No, ma il problema non si può, io per dire, ho prenotato per me e mia moglie, il mio turno è arrivato, adesso aspetto il turno di mia moglie. E va bene, qui Che non dobbiamo. ha, che ha, che ha qua, insomma, è quasi mia coetanea, diciamo. Certo, aver visto quello che è accaduto non è simpatico, però ne abbiamo già parlato, capito? Tra l'altro mi sta occupando di quello che è accaduto in questi comuni, anche a Acquaviva, alla magistratura, quindi. Tonio Santa Maria, noi facciamo tanti sforzi, mangiare bene, nutrirci di prodotti che vengono dalla nostra terra, poi scopriamo che Europa e Nestlé ci fanno mandare giù latte finto, scrive La Verità e leggo. La multinazionale lancia una bevanda a base di piselli e promossa il semaforo che premia prodotti super lavorati mentre boccia quelli tradizionali e che Bruxelles ci vuole imporre con il Green Deal. Scordamaglia, il governo deve lottare. Insomma, ma com'è possibile, secondo te, che con tanti prodotti genuini che si hanno nella nostra Europa devono adesso farci queste proposte un po' strane? A cosa è dovuto? Tu che insomma hai anche contatti in mercati a livello mondiale, secondo te a che cosa è dovuto questo?
Ma forse ti sei perso l'ultima cosa, e cioè che Cioè? si sta parlando di produrre vino Con senza l'acqua, acqua anacquato. colorata. Vabbè, ma io non bevo e quindi Vabbè, a te, è io come se bevo il latte, non l'acqua, e mangiassi, quindi ho cioè, memorizzato il fatto del latte qui. sì, ma Tu oramai la bevi questione vino e è memorizzi. che, Però ma non c'è il genuino. Perché c'è questo cambiamento? Che cosa si vuol fare? perché siccome c'è la povertà di, come dire, tanta fame nel mondo, allora siccome manca il prodotto perché c'è tanto terreno non coltivato, si ritiene produrre chimicamente quelle che possono essere le risorse energetiche per i tanti che nel mondo soffrono la fame. Non discordare che nel mondo ci sono milioni di persone che muoiono, non dico tutti i giorni, ma a settimana per questioni di fame, in Africa per esempio, ma ti dico anche nelle aree asiatiche, perché le ho viste personalmente, capito? Tonino Santa Maria, tu segui con la CNA quello che sono le tasse, le imposizioni. Quali sono state le osservazioni accolte dal governo per venire incontro alle esigenze, del comparto che tu rappresenti? Ma, innanzitutto la CNA si è mossa da sola in alcuni casi, ma insieme alle altre associazioni di categoria e rappresentanti del mondo dell'artigianato, in diversi settori, dall'agroalimentare al vending, praticamente quindi alla ristorazione, alle attività balneari. Cioè, l'associazione CNA ha da solo insieme agli altri tentato di dare il suo contributo a delle, come dire, a proporre iniziative atte a come dire, chiudere il prima possibile questo momento tragico, suggerendo anche come fare per quanto riguarda il rispetto del distanziamento, la storia delle mascherine, l'organizzazione per quanto riguarda anche le diverse attività, la storia di dare la possibilità di utilizzare gli spazi all'esterno dei negozi, dei bar, dei ristoranti, proprio per attivare quanto più possibile, far, come dire, riprendere piano piano tutte le attività, nella considerazione che al momento, quello è ancora per un paio di mesi, non sarà consentito ristorazione all'interno dei locali. E quindi anche in questo la possibilità di favorire l'occupazione di spazi all'esterno e anche con l'esenzione del pagamento delle tasse di occupazione di spazio pubblico. Questa cosa, per la verità, io l'ho anche segnalata sul mio profilo social, alcune cose sono state riprese, altre invece sono state completamente disattese. Però questo naturalmente potrebbe portare anche il mancato rispetto di quelle che sono le normative, ne parlavamo l'altro giorno con la storia della TARI qualche settimana fa, della circolare, e credo che non si siano attenute, a cominciare dal comune di Acquaviva, cosa che potrebbe creare grossi problemi al bilancio, aperture di tanti contenziosi e con aggravi di spese per i cittadini per quanto riguarda la TARI. Quindi vorrei dire, a quel punto, se uno non vuole capire, noi le proposte le facciamo. C'è chi le recepisce e chi non le vuole recepire perché ritiene di essere, come dire, la persona più capace del mondo. Pazienza, vorrà dire che poi se avrà problemi, io, come dire, noi lo abbiamo avvertito. Va bene, ascolteremo il rappresentante istituzionale non appena sarà possibile. Possiamo parlare di questa osservazione, che riguarda il cimitero comunale Tonino Santa Maria? Può essere di tuo interesse esprimere un'opinione, una tua osservazione, Quale riflessione? sarebbe il problema? La riflessione è questa.
Oggi scrive questo amico o questa amica, è domenica, è la festa della mamma e un po' di gente in più fa visita ai propri cari al cimitero. Chi porta fiori, chi vuol pulire un pochino la propria tomba, ma nel momento in cui c'è bisogno di acqua, bisognerebbe fare la danza della pioggia perché acqua non se ne può assolutamente avere. Niente, zero acqua, pur volendo riempire un litro di acqua, ci vorrebbero ore. Ho inviato un piccolo video a dimostrazione di tutto questo. Sono stato quasi mezz'ora per riempire il fondo di questo contenitore. È una vergogna, oltre ad essere uno schifo, e siamo ancora all'inizio dell'estate. Io vorrei sapere, eccetera, eccetera. Parla di custodi, ma in questo caso non c'è, che fanno il lavoro, e uno è una vergogna, eccetera, eccetera. No, mi hanno fatto arrabbiare i telespettatori, mi hanno fatto arrabbiare, o la telespettatrice, mi hanno fatto arrabbiare, ecco. E poi di questo ne parleremo mercoledì con il consigliere Dantini, intanto vediamo il filmato che riguarda l'acqua, anche se devo specificare che non è in tutta l'area cimiteriale, è in quella parte in cui si trovava l'utente, il cittadino, perché in altri punti del cimitero l'acqua c'era, per esempio in quello monumentale. Ho potuto verificare che l'acqua ci fosse. Quello che non manca al cimitero comunale, caro Tonio Santa Maria, è l'erba alta, l'erba alta. È naturale che in un periodo di crisi in cui viviamo, insomma, l'ultimo pensiero magari potrebbe essere rivolto da parte di una pubblica amministrazione al verde pubblico, a quello cimiteriale, c'è tanto da fare, che spendere soldi per questo magari potrebbe sembrare superfluo. Ma resta il fatto che non si può lasciare che l'erba raggiunga il metro d'altezza o i 2 metri, bisognerà prima o poi tagliarla, anche perché non possiamo munirci di tagliaerba per poter andare a visitare i nostri cari presso le cappelle, presso i loculi, insomma, o se sono stati sotterrati. Quindi, Tonio Santamaria, non so tu da quanto tempo non abbia, tu sia andato, abbia visitato il cimitero, ma rispetto a questo, e vediamo le immagini, tu che cosa ne pensi, insomma? Quella era l'acqua, questa è l'erba, l'erba alta. Che cosa ne pensi tu? Non dovrebbe essere programmato il tutto? Dici perché? Ecco, noi vorremmo capire, Tonio Santamaria, tu sei un politico della vecchia guardia, nel senso che non hai vissuto nel periodo in cui ci sono state le riforme della pubblica amministrazione, quindi hanno rivisitato e quindi rivisto il ruolo dei dirigenti. Ma se da una parte c'è la politica, il ruolo dell'assessore e del sindaco, dall'altra c'è il dirigente, il funzionario. Insomma, i due viaggiano di pari passo. E quindi perché c'è questa erba alta? Perché manca l'acqua? Perché prima invece c'era il pronto intervento di chi andava lì pure di festivo a riparare l'autoclave? Insomma, signor Santa Maria, dici il tuo pensiero. Ah, io ritengo che sia tutto un fatto di organizzazione, cioè tu hai utilizzato una parola che io per la prima volta ne ho parlato il 96, e cioè che nella pubblica amministrazione c'è bisogno di una programmazione, pianificazione degli interventi. In questo caso parliamo di manutenzione. Il cimitero, tra l'altro, è, come dire, qualcosa che è molto importante perché ci va tanta gente, anche non residente da Acquaviva, e quindi è una fotografia, può essere una fotografia bella o brutta che si presenta a chi va a trovare, non va al cimitero naturalmente per un piacere, ma va a trovare i suoi cari, le persone che a loro cari quando erano in vita. E molti vanno a trovare
i loro parenti, eccetera, amici, come anche per una questione di, come dire, vicinanza, di non dimenticanza di quello che sono stati in vita per, coloro che vanno lì a visitare i defunti. È chiaro che, probabilmente, quello che c'era una volta, non so, siccome sono servizi normalmente appaltati, quindi quando vengono appaltati ci deve essere qualcuno che deve, come dire, seguire se, chi ha avuto l'appalto esegua tutto quello che gli è dovuto e per cui viene pagato il contratto. Questo, sì, non credo si può demandare solo a chi fa da custode al cimitero, ma dovrebbe anche esserci qualcun altro che dovrebbe, come dire, chiedere, non dico settimanalmente, come facevo io all'epoca alla squadra degli operai del comune, io il sabato mattina, in comune chiuso, andavo su all'ufficio tecnico, a lavori pubblici, stilavo quello che era il resoconto la settimana passata e stilavo un programma degli interventi a farsi sulla base delle richieste per la settimana successiva per l'intera squadra degli operai, in maniera tale da avere ogni settimana il resoconto di quello che era il calendario e sapere giornalmente che tipo di attività avrebbe fatto la squadra degli operai. Probabilmente questa accusa non viene fatta, ma non è, come dire, in quel campo dei lavori pubblici, ma credo anche in tanti altri reparti. Bisogna pianificare il lavoro, programmare il lavoro, le eventuali novità legislative che vengono devono servire ad essere riprogrammate e regolamentate, regolarizzate anche quelli che Sì, possono Tonio essere sbagliati. Santamaria, io vorrei che tu potessi aiutarmi a fare un'analisi il più possibile comprensiva. Ecco. L'analisi è che chi No, deve no, fare il scusami se ti fogliolente non deve fare interrompo. il pingpong. No, no, scusami se ti interrompo. E quindi voglio dire, noi abbiamo un cimitero comunale, abbiamo il nostro verde pubblico, abbiamo le nostre fontane pubbliche. Insomma, abbiamo gli edifici scolastici, abbiamo infrastrutture e servizi che non sono nuovi, ma che provengono da anni e anni del passato. Ora, nel momento in cui si deve approvare un bilancio comunale, nel momento in cui si deve dare la possibilità al politico di decidere come investire le somme a disposizione, io penso che ci debba essere un apparato burocratico, un apparato comunale, tecnico, che debba relazionare al politico per dire al politico qual è la situazione che c'è nella propria città, perché non è un sindaco che deve andare a farsi la passeggiata al cimitero per verificare se bisogna cambiare i mattoni o se ci sono pericoli o se ci sono problemi di cedimento in qualche pavimentazione, come non è un sindaco che debba andare a farsi la passeggiata e decidere se potare quell'albero a maggio, a settembre o a dicembre. Io sto dando i numeri naturalmente perché non sono un esperto di botanica, però io dico, nel momento in cui si deve approvare un bilancio, i tecnici, i funzionari, i dirigenti, una relazione, se non ricordo male, dovrebbero farla ai loro riferimenti assessorili e poi portarli all'attenzione anche del Consiglio Comunale. Allora io dico, se al cimitero comunale questa pavimentazione che vorrei in primo piano è in quelle condizioni da anni, io dico, sia dal punto di vista della sicurezza pubblica che sia dal punto di vista del bonton istituzionale e della dignità istituzionale, si può mai lasciare in quelle condizioni quella. È uno dei punti del cimitero che non vanno bene, ma ce ne sono tanti altri. Ma si può mai lasciare quella pavimentazione in quelle condizioni? Cioè basta mettere una transenna per lavarsi la coscienza e dire se lì cade qualcuno io
ho fatto il mio dovere, io ho speso bene le risorse comunali, io ho, insomma, tu in Santa Maria, qua non mi piace proprio come funziona la situazione, qua vai da anni che sta lì quella pavimentazione e quindi io mi metto nei panni di quei parenti che hanno lì i loro morti e si vedono inibita la possibilità di andarli a salutare in sicurezza. Non so se sono chiaro. Sì, ma la questione è quella che chi ha la responsabilità di quel settore comunque deve chiedere ai suoi, come dire, diciamo, collaboratori più puntuali, in questo caso al cimitero, che ti devo dire, chi frequenta il cimitero, ma anche la stessa società che ha avuto l'appalto, dovrebbero, come dire, comunicare a chi di dovere, quindi a chi sta sopra, al dirigente, devono comunicare le situazioni che meritano di essere, come dire, attenzionate e di avere il, come dire, di, che vengano presi i provvedimenti del caso. Tanto per dire, così facciamo l'esempio, visto che di qualche giorno fa, come sai, su via Cassano, o Piazza di Vagno, Estramurale di Vagno, chiamo come vuoi, è caduto un palo dalla pubblicità. Sì. È caduto il palo e in automatico c'è stata da parte dei funzionari, dei vigili urbani, degli assessori, insomma del sindaco, adesso non so chi, una verifica a tappeto su quella che è la situazione di analoghi come dire, impianti pubblicitari esistenti nel paese. Capito? Quindi la storia è che quando tu hai messo la transenna, alla transenna automaticamente deve corrispondere una programmazione, una pianificazione di interventi atto a risolvere la problematica evidenziata, per cui tu hai messo, quindi al salvaguardia dell'incolumità della gente, hai messo la transenna. Quindi quella transenna potrà stare lì 10 giorni, 15 giorni, però poi un intervento lo devi aver già pianificato attraverso la squadra degli operai, o se non ce l'hai più, perché adesso non so se esiste ancora, ma attraverso chi ha l'appalto per fare quel tipo di intervento. Non te la puoi portare dietro per tanti anni in maniera tale da dire, beh, vabbè, al cimitero quando ci saranno 10, 15, 20 interventi di quel genere, e allora organizzo un progetto, lo metto all'asta, lo appalto e lo faccio fare. Però tu non puoi mica aspettare tanto tempo. Tu oggi, se c'hai un problema, devi risolvere quel problema, anche perché il cimitero è sotto un appalto. Io adesso non so se nell'appalto di gestione c'è anche interventi di questo genere. E di questo ne parleremo. Che lo devi fare. Di questo ne parleremo più nei dettagli con il consigliere comunale Dantini, che naturalmente potrà meglio dirci di cosa prevede l'attuale contratto con chi gestisce il cimitero comunale, però questo non è sulla cosa. Prego? È anomala sta cosa di tenere in piedi un pericolo per l'incolumità delle persone per così tanto tempo, da come dici tu. Però non è normale. Cioè qualcuno si deve prendere la responsabilità in primis, come dicevi tu, con le leggi cambiate del dirigente, ma che a sua volta, se ha relazionato all'assessore, la responsabilità è passata anche all'assessore, perché il tecnico ti relaziona e ti dice gli interventi, il politico deve adottare le delibere e mettere le risorse utili ad eliminare quel problema. Quindi le questioni, adesso che c'è stato come dire, una mancanza di comunicazione, vorrà dire che chi ha interrotto la comunicazione ha la responsabilità totale di tutto. Allora, Tonio Santamaria, ricapitolando e quindi sottolineando l'argomento, perché? Perché noi immaginiamo, io dissi e ribadisco continuamente, che è vero che si tratta del cimitero comunale di Acquaviva delle Fonti,
ma è anche vero che quanto accade ad Acquaviva potrebbe accadere in altri comuni, perché insomma l'organizzazione della pubblica amministrazione del nostro comune non è diversa dagli altri comuni. E certo ci saranno comuni che funzionano meglio o bene e non vivranno di questi problemi. Però questi fatti servono a far riflettere anche gli abitanti di altri comuni. E quindi io dico, se questo problema è da anni che c'è lì, e quindi la pavimentazione è in queste condizioni perché non c'è più il mattone, non so se è chiaro, possiamo guardare successivamente l'altra foto. Se in un'area cimiteriale c'è la pavimentazione disconnessa, non, vediamo anche, insomma, bisognerebbe anche fare un po' di pulizia, vediamo l'altra foto. Dove vediamo i gradini, lo stato dei gradini. Naturale che se si trova in queste condizioni, dicevo, non da ieri, ma da un bel po' di tempo, io mi chiedo, io mi voglio mettere nelle mani, io sono il funzionario, ecco, io sono quello che deve essere il funzionario. Allora, che cosa significa? Che seppur io l'anno scorso, nel 2020, abbia segnalato la necessità del rifacimento di questa pavimentazione, nella relazione o in quanto andrò a sollecitare nel 2021, non posso dimenticarmi che questo non è stato fatto, quantomeno lo dovrò ribadire e chiedere che si possa fare finalmente il lavoro, provvedo io, il lavoro che non è stato fatto nel 2020, diciamo così. Allora, io invece penso che sia proprio un problema di come si fa, di come si svolge, l'attività, da parte dell'organizzazione, nel senso che evidentemente lì non c'è stato un sopralluogo, cioè io dico, in Consiglio Comunale, prima di approvare il bilancio, o insomma in Consiglio Comunale, i funzionari devono relazionare, io li farei relazionare ogni 3 mesi sullo stato dell'arte dei loro rami, ogni 3 mesi. Ma siccome la democrazia evidentemente ad Acquaviva non è così attenta, forse chiede ai funzionari di farlo annualmente. Allora almeno ogni anno io posso sapere se e cosa è stato segnalato sul cimitero comunale da affarsi, il costo di quanto dovrebbe essere fatto e quindi della somma che il comune dovrebbe mettere a disposizione. Non so se sono chiaro, Tonino Santa No, Maria. la questione è un pochino diversa. Cioè? Cioè, io ho un elenco di interventi a farsi, ok? Io ho funzionario, io dirigente di un Sì. settore. Nel momento ho questo, nel momento in cui il politico mi chiede, o meglio, l'ufficio adibito a realizzare il bilancio, quindi l'ufficio il settore, come dire, bilancio, diciamo, del comune, chiede ai singoli settori di sapere che interventi hanno da fare e i costi che eventualmente bisogna E sopportare. questo è quello che io dicevo annuale, il Sì, bilancio annuale. questo Sì. è un programma, cioè è Sì. la maniera per dire in bilancio mi devi mettere i soldi, devi calcolare che per fare questi interventi c'è bisogno di tot euro. Quindi chi realizza poi, mette insieme tutte le varie comunicazioni dei vari settori, deve poi far quadrare sulla base di quelle che sono le indicazioni, far quadrare le spese, perché sappiamo più o meno quelle che possono essere entrate, che se no il bilancio come lo fai? E sappiamo che cosa dobbiamo eventualmente andare incontro a spendere, sapendo anche di quello che possiamo effettivamente spendere rispetto con le entrate che devono arrivare. Questo molte volte che cosa significa? Che
prima di pensare con i soldi che tu hai, probabilmente sei messo nelle condizioni di tagliare quelle che sono le spese, scegliendo di spendere, di utilizzare le entrate come dire, per le spese più urgenti, più opportune, che politicamente l'amministrazione a cui vuole andare incontro, cioè che ti devo dire, più soldi per i bisognosi, meno soldi per la segnaletica, più soldi per un intervento di manutenzione nel verde, meno soldi per quanto riguarda la manutenzione dell'asfalto. Cioè, io ho voluto proprio, come dire, fare le cose terra a terra per farci capire di più. Quindi il problema è che potrebbero esserci come dire, delle spese, quindi dei rimedi per quelle opere che si devono fare, che non hanno la copertura. Io dico che, l'ho già detto l'anno scorso, quindi vorrei, non è che, visto che avevamo il Covid, no, molte spese per le feste, manifestazioni, sagre e quant'altro, lo scorso anno non se ne sono state fatte. E quindi sono, come dire, nel bilancio che era stato approvato, ci sono state delle avanzi di amministrazione, che sono stati probabilmente utilizzati per altro. Mi risulta che di avanzi di amministrazione ce n'era tanto, forse anche troppo, rispetto a quelle che erano le spese previste. Quindi si trattava al mese di novembre, di rivedere un attimino quello che poteva essere una programmazione immediata da realizzare nei mesi invernali e comunque avere, sapendo di avere, visto che il bilancio non so se l'hanno approvato o meno, ma mi pare di sì, insomma qualcosa l'hanno approvato, pensare anche a quello che poteva essere la programmazione degli interventi apparsi. Sta cosa ha tenuto conto delle segnalazioni già arrivate lo scorso anno e prima ancora eventualmente, come dici tu, di anni precedenti. Cosa è stato previsto? Cosa è stato, come dire, accettato come prioritariamente da fare per mettere in sicurezza e pulizia, decoro, i Quindi cimiteri? Torino Santa Maria, se non ho capito male, tu dai la responsabilità alla politica. No, io voglio dire, la politica ha un suo ruolo ed Sì. è quello che sceglie votando il bilancio, perché alla fine tu puoi avere tutte le indicazioni, se ci stanno naturalmente, da parte dei dirigenti, ma chi sceglie dove e cosa fare è la politica. Ma è sempre stato così. Cioè il dirigente ti può dire, ti può segnalare questo voglio fare, queste cose da fare, ci vogliono questi soldi, poi è il comune, è l'amministrazione che decide cosa spendere, dove spendere, in quali capitoli andare a rimpolpare, quali capitoli andare eventualmente ad eliminare, se non proprio Sì. come dire, a diminuire notevolmente quelle che sono le risorse per gli interventi. Ci sono molti capitoli, parlo per esempio di tutto quello che riguarda le attività produttive, zone industriali e quant'altro, che negli ultimi anni sono stati praticamente, come dire, diminuite le risorse, praticamente rivenendo quasi a zero. Poi voglio Vediamo dire, se se si è tu ti vai riempito a questo secchio, fare, però. poi voglio dire, se tu ti vai a fare un giro nella zona industriale, ci sono stati interventi ultimamente e io ritengo che qualche cosa te la dovresti andare, una visita, ci sono capitato casualmente qualche giorno fa, ma una visita credo che te la debba fare. In particolare in alcune strade che sono state anche asfaltate, e là sarebbe, come dire, vedresti che cosa è stato realizzato, come è stato Va realizzato. bene, Tonino, Tonino, Ti invito ad andare a fare le riprese. le abbiamo già fatte, il monitoraggio c'è sempre, fra un po' la regia me le manderà in onda, quelle che abbiamo presentato anche durante l'intervista del consigliere Dantini. Però Tonino Santamaria, qui se l'acqua non scorre, e allora, Quando insomma, esce un problema di pompa che vuole essere aggiustato. è un problema di pompa. Ma chi deve andare a verificare se il contratto viene rispettato? Il sindaco?
No, un dirigente. E il dirigente dove sta in questi ultimi sei Funzionario. mesi? No, io dico negli ultimi 3 mesi, 4 mesi, il dirigente dov'era? Ah, questo punto. Secondo te dov'era? Era sul comune probabilmente. Ah, e quindi non poteva scendere a fare una passeggiata al cimitero? Queste non sono cose che, come Che dire, noi che sappiamo. Come io mi dipendono chiedo, da me, dalla mia volontà. visto che il cimitero è stato chiuso per Covid, non era possibile programmare giusto in quel periodo i lavori da effettuare senza rompere le scatole ai cittadini durante il periodo di Pasqua o altri, che sono stati costretti La a parola camminare tra programmazione è calcinacce e difficile. porcherie varie? La parola Anche qui è il programmazione sindaco che deve penso pensare a queste difficile cose, a da quando fare il bando, a se farlo in 10 giorni, 15 giorni, in un mese, 6 mesi. Non penso che dipenda dal sindaco. Io invece do la responsabilità al tecnico. Perché, Tonio Santa Maria, chiedo scusa, il sindaco va e viene, i tecnici purtroppo in questi comuni sono da anni che restano e rimangono e gestiscono i nostri soldini e prendono anche le premialità. Ora io dico, io vorrei sapere se c'è il tecnico che ha preso la premialità. E quindi vorrei capire perché non mi restituiscono i soldi come cittadino di Acquaviva, perché se sono state date le premialità a un tecnico che ha consentito che il cimitero fosse in quelle condizioni e altre problematiche della città, io vorrei i soldi indietro, Tonio Santa Maria, non so se è chiaro. Perché sono stato preso in giro, la premialità si dà a un tecnico che fa in modo che un cimitero comunale possa essere aperto al pubblico. Quel cimitero così com'è è da chiudere, chiedo scusa se lo dico. E il sindaco si prende una grande responsabilità per quelle vecchiette che cadono e magari si fanno male e vanno a finire al pronto soccorso. Non so se sono chiaro. Sì, ma dicevo, la parola programmazione e pianificazione, da quello che noto, diciamo che sul Palazzo Comunale diventa difficile da capire e da applicare sicuramente. Io la colpa del sindaco, degli amministratori, voglio dire, è quella di varare un bilancio che preveda gli interventi che i tecnici e i funzionari devono segnalare. Per cui alla fine diventa un tutt'uno, quindi Eh chi sì, mi dice però. se c'è. Aspetta, no, fa finire, fa finire. Sì. Chi mi dice se c'è stato, come dire, una trasmissione di questa eventuale segnalazione. Il problema, e Cimitero, arriviamo non a quello zona che dicevi industriale. tu, è che se nel caso in cui un politico non dovesse verificare il perfetto rispetto di quelli che sono gli adempimenti che poi per quelle persone che poi ricevono anche le premialità, beh, a quel punto la responsabilità è di chi delibera anche il pagamento delle premialità. Faccio un'accusa mia. In un anno, e non solo un anno, alcuni settori della pubblica amministrazione non ebbero le premialità, non firmai le premialità in giunta, fui contrario al pagamento, perché quello, come dire, le cose che dovevano essere realizzate e quindi premiate con il pagamento, in realtà non erano state fatte. Non erano state fatte al punto che io rifiutai di firmare la delibera. Ma lì c'è bisogno, come dire, di coraggio e di avere anche, come dire, il giusto rispetto per chi le premialità se li merita e quindi giustamente viene pagato. Però Tonino Santa Maria, noi sappiamo bene che ci sono anche dei fondi su cui può attingere un funzionario nel momento in cui c'è l'urgenza del lavoro da realizzare. Non può Certo. aspettare. E quindi io ritengo che questi lavori al cimitero sono da fare in urgenza, secondo me. Io non sono un esperto, ma se qui rischia di cadere una persona, sono lavori da fare in urgenza. Non certo da programmare per quel che mi riguarda, io potrei programmare la pitturazione di una ringhiera e ce n'è una che sono da 10 anni che è arrugginita e il passamani ed è ancora lì, potrei programmare altro, ma se c'è un cedimento di un di un, di un, di un, di una pavimentazione, io penso che lo si debba fare in urgenza, io non sono un tecnico, non so cosa tu pensi.
con la tua esperienza politica? No, là il problema è uno solo. Se c'è un intervento, prima lo fai e meglio è, perché è meglio prevenire un eventuale incidente che non dopo pagare anche i danni che la gente subisce. E invece ti posso assicurare che questo non è avvenuto, visto che si trova in quelle condizioni ancora la pavimentazione. Come io penso che quando si mette a dimora una bara di un nostro caro estinto nella camera mortuaria non debba essere coperta da calcinacci di sorta. Non so se sono chiaro. Sì, ora ma... io mi dico, chi ha il dovere di controllare? Chi deve andare a verificare? Io insisto nell'organo tecnico. Il politico sì deve avere il suo ruolo, ma insisto nell'organo tecnico, perché nella gestione dei servizi che gli sono affidati c'è il dovere di verificare che i servizi funzionino. Invece questo non mi pare che avvenga. Anzi, io ripeto, esigo e vorrei una pubblica amministrazione fatta da istituzioni capaci di chiedere al proprio funzionario una relazione quantomeno trimestrale di quanto accade nei servizi gestiti da aziende esterne o anche dallo stesso comune. Non so se sono chiaro. Sì, no, io voglio augurarmi che quello che tu stai mandando in onda e stai dicendo oggi possa essere raccolta. Questo messaggio, essere raccolto questo messaggio per poter realizzare in fretta gli interventi che sono utili e dovuti proprio per prevenire eventuali problematiche peggiori e con danni anche per i nostri concittadini. Io purtroppo... E questo per me diventa un servizio. Quello di telemarketing. Allora, caso. Vediamo questo è un tratto di... Ecco, questo è ciò che devono, su cui devono passare gli utenti. Lo possiamo guardare, ce l'ho sul monitor, c'è ancora il monitor, sì, qui. Oh, qui è da dove dovrebbero passare gli utenti, Tonino. La inesistenza di pavimentazione, questa è la situazione. Forse troppo da vicino non si nota bene, ma questa è la situazione. Pavimentazione disconnessa, insomma... Ma io credo che a questo punto sia opportuno che sul comune ci sia qualche, non lo so... Ecco, vedi, ora ti faccio vedere... Sì. Politico a cui eventualmente tu devi informare in maniera tale che ora, quel punto capiscono gli interventi a farsi. Allora, Tonino Santamaria, a parte che qui secondo me i cittadini possono chiedere il rimborso delle scarpe nuove al comune, farebbero bene a rivolgersi all'avvocato e quindi anche le spese dell'avvocato poi pagate dallo stesso comune. Ma si può lasciare aperta un'area in queste condizioni? Se la possiamo vedere bene, perché si deve vedere che ci sono le tombe a destra. Cioè o quell'area va chiusa e inibita al passaggio pedonale, quindi ci si prende la responsabilità di dire non potete andare a visitare i vostri defunti, oppure non la si può lasciare in quelle condizioni. Ecco la pavimentazione, è tutta fango, insomma è naturale che col sole poi quel fango scompare. Ma non è possibile, Tonino Santamaria, e nell'area dove ci sono le tombe, dove vengono sepolti, sotterrati, ecco, e questa è la situazione di qualche settimana fa, che allora, possiamo ben guardare. Sì, ma diciamo che essendoci, come dire, essendo popolato il cimitero da tanti defunti, sì. Probabilmente... come dire, si tende a realizzare, ad impegnarsi solo in maniera sufficiente, in questo caso neanche in maniera sufficiente. Però la mia è una mezza battuta, come dire, non molto, molto bella, però quello che voglio dire è che il decoro, la cartolina del cimitero è significativa anche per chi viene da fuori a visitare i propri defunti. Io, come dire, sono stato anche assessore al cimitero o avendone anche i lavori pubblici e quindi so che cosa
che cosa significa l'attenzione che ci vuole, la programmazione anche per tirare via, liberare le zone dopo non so quanti anni, quindi adesso mi viene il termine e vi chiedo scusa, per tirare come dire, le salme da sottoterra. Cioè io queste cose le ho vissute, le capisco, però se non hai la sensibilità che ci vuole per avere curato tutto il cimitero che si sta allargando sempre più naturalmente, però ci Tonino, vogliono anche le somme sì, utili, io capito? vorrei che si Bisogna capisse programmare che c'è la le spese. tomba sul lato destro. In una società in cui ci sono degli organi istituzionali, secondo me, che funzionano bene, quello politico e quello tecnico, nel momento in cui viene appaltato il lavoro, come si è fatto lì, penso, visto che ci sono delle transenne, ci sono dei sostegni, come si chiamano, impalcature. Non so se c'è scritto da qualche parte chi è la ditta, se sono lavori o è solo recinzione, perché in questo comune, quando si fanno i lavori, le leggende diventano proprio leggende tipo Biancaneve e i Sette Nani. Allora io voglio capire, scusami Tonino Santamaria, se approfitto della tua disponibilità, ma tu pittureresti casa tua lasciando i mobili senza protezione? Faresti in modo che i tuoi mobili in quella stanza, non potendoli traslare, trasportare in altra stanza, possano essere oggetto di scolo di pitturazione, di intonaco e di qualsivoglia lavorazione effettuata. Questo cimitero non meritava che almeno fossero coperte quelle zone dove si doveva andare a lavorare in maniera tale da non infangare le immagini dei cari defunti che stanno lì? Chi è che deve andare a pulire quelle fotografie? Il parente? Magari non ce ne sono più. Io penso che questo possa essere più... Beh, non voglio dire, non lo voglio dire. E allora, qui ci sono le tombe. Questa è la situazione del cimitero di qualche settimana fa. Io dico che quando si fanno delle opere ci deve essere un tecnico che deve vigilare e andare a controllare. La parte politica, se come tu dici, ha dato i soldi per far modo che si faccia l'assegnazione, sì, deve vigilare e controllare dal punto di vista politico, ma è il tecnico che deve andare lì a verificare se ci sono le condizioni affinché gli utenti del cimitero possano passare tranquillamente di là senza andarsi a comprare le scarpe nuove e senza vedere le foto dei loro cari estinti macchiate di pitturazione in tonaco vario. Il problema, dicevo prima, è una questione di sensibilità e aggiungo anche rispetto. Diciamocela così tutta. Chi fa le opere probabilmente paga le tasse. Chiede un'autorizzazione ad eseguire delle opere e normalmente deve anche dichiarare che le opere sono terminate. A quel punto è opportuno che qualcuno vada a verificare, perché è come dire, nella responsabilità parliamo del cimitero, ma parliamo di qualsiasi cosa, parliamo di opere stradali, parliamo di come dire, opere edili e quant'altro. Nel momento in cui uno ti fa una dichiarazione, una denuncia di inizio lavori, automaticamente ti fa anche la denuncia di fine lavoro, tutto comunicare. A quel punto, soprattutto in alcune come dire, circostanze, sei obbligato tu funzionario ad andare a fare la verifica. Ma ad acqua viva questa cosa non è che non succede oggi, non succede da molto tempo. Eppure i sindaci sono cambiati. Anche prima che io entrassi in politica, E quindi mi noi dai. abbiamo delle questioni dove i nostri tecnici non hanno mai verificato fino in fondo se gli interventi siano stati eseguiti, come si suol dire, a regola d'arte. Queste cose sono di una evidenza solare. Queste questioni sono, come dire, scritte nero su bianco. Queste situazioni possono procurare
gravi ripercussioni anche in futuro. Alcune di queste ripercussioni le abbiamo già verificate e sono accadute. Il problema è che una volta che viene fatta un'indagine conoscitiva, non giudiziale, un'indagine conoscitiva, e tu sai, tu conosci, tu in questo caso non solo il dirigente, ma anche il politico, conosci le problematiche, devi adottare i provvedimenti del caso, che non è solo il tecnico, in molti casi è anche il politico. Bisogna solo far rispettare quelle che sono le regole a tutti in maniera indistinta. Questa cosa ad acqua viva non c'è. Dici, ma tu non c'è perché, voglio dire, certe situazioni si sono, tra virgolette, ho detto, non succede da oggi, perché quella è un'attività particolare. Io, come dire, la mia parte, l'ho sempre fatta, comunicando quelle che erano le questioni che non andavano risolte e anche consigliando, suggerendo quelle che erano le, come dire, le decisioni da adottare. Però la realtà è che c'è chi ferma questo procedimento e non fa altro che incancrenire certe situazioni. Il Esaltare problema è, dipende dagli un'immagine. uomini, dipende dalle volontà, dipende dal coraggio, dipende dal rispetto degli altri e di se stesso. Se io mantengo fede all'impegno assunto come tecnico o come politico, io ritengo che molte delle questioni esistenti sul territorio locale si possono risolvere senza colpo ferire, si possono risolvere e si migliora quella che è la situazione del nostro territorio. Ecco, vorrei guardare altre immagini, se è possibile, che riguardano il cimitero comunale. Io voglio Cimitero specificare. devi andare in maniera complessiva, là c'è Sì. l'appalto, l'appalto cosa prevede? Prevede che devono anche fare la manutenzione, bene, si faccia, non c'è da fare, non è prevista la sistemazione delle chianghe e altro, allora tranquillamente si fa un progettino, si mettono le risorse e visto che in bilancio, come dire, nel bilancio c'è un articolo che è un capitolo di spesa che prevede anche la manutenzione al cimitero, si utilizzano quei fondi che si utilizzano normalmente, se non è stato approvato il bilancio in dodicesimi, se è stato dell'anno precedente, delle spese fatte, altrimenti si possono fare, se è stato approvato il bilancio, si sa fino a quanto si può spendere, si fa un progettino e si fanno le, si appaltano le opere e si fanno, punto. Cioè non devi perdere tempo, il problema è di una semplicità estrema, si tratta solo di una volontà tecnica e politica, punto. Vorrei vedere altre immagini. Devo ricordare ai nostri telespettatori che Tonino Santamaria, non essendo in studio e quindi collegato con noi, non ha la possibilità di guardare le immagini. O sbaglio? Sì, non le vedo, non vedo che cosa fai vedere. Perché quando le vedrai, non dico che ti metterai le mani nei capelli, ma insomma, questo, ecco, se io ho una sa, un, insomma, queste, ma si può tenere una camera mortuaria per anni in queste condizioni, Tonino Santamaria, dove c'è la muffa, il verde e l'intona, quel calcinaccio che cade sulla bara che noi mettiamo lì? E allora, indipendentemente dal ruolo della politica, io esigo che chi svolga funzioni pubbliche e abbia la dirigenza di questi settori debba sentire in coscienza, indipendentemente dal suo dovere d'ufficio, la necessità di visitare, non dico una volta ogni 3 mesi, ogni mese, ma almeno una volta ogni 6 mesi, un anno, questo benedetto cimitero comunale. E quindi, siccome da un bel po' che è in quelle condizioni, io non posso credere che sia un problema di soldini.
non so se sono chiaro, è un problema di disattenzione e del dire e tanto il cimitero comunale sono morti. E allora per noi cristiani invece il cimitero comunale è un luogo dove ci si ricorda che è avvenuto un viaggio, Tonio Santa Maria, un viaggio verso luoghi più tranquilli, più sicuri, dove per fortuna non c'è la politica e non ci sono i politici, insieme a tanta altra gente che su questa terra fa danni enormi. Non dico che tutta la politica e tutti i politici facciano danni, ma un bel po' ne hanno fatti e continueranno a farne, come tutti gli esseri umani. Allora questo è il passamani, questo passamani così arrugginito, sono da 10 anni che sta così, Tonio Santa Maria, il passamani per poter andare al piano superiore dei loculi dove c'è chiuso l'area, dove è chiusa l'area, dove sarebbe dovuto venire come si dice, non l'ascensore, un qualche cosa che potesse portare le bare ad altezza del primo piano. Invece i cittadini sono costretti, seppur claudicanti, seppure zoppicanti e molto anziani, a salire mettendo le mani su questa porcheria che oggigiorno è ancora più arrugginita. E per pitturare questo passamani bastano un paio d'ore, Tonio Santa Maria. È un barattolo di pittura, non più di tanto, un po' di carta vetra. Insomma, in mezza giornata si riesce a risolvere il problema. Quindi sono d'accordo con te, manca la sensibilità e l'attenzione ad un luogo sacro dove migliaia di persone vanno a visitare i loro defunti. Io sono convinto che il servizio di oggi farà accelerare considerevolmente la soluzione di queste problematiche che tu hai segnalato. Beh, me lo auguro, insomma. Ce lo auguriamo, perché il nostro obiettivo è naturalmente migliorare le cose, non certo mettere in risalto chi avrebbe dovuto risolvere il problema. Certo. Dobbiamo fare anche questo, ma è giusto, ritornate a me, grazie, così cambiamo immagine, perché dobbiamo far vedere le altre. È giusto mettere in risalto quelle che sono le problematiche di un luogo sacro. C'erano dei mattoni dove si vedeva appunto che mancavano proprio i mattoni, e quelle proprio non le abbiamo viste. Vediamo un po' se riesco a recuperarle, pur le avevo mandate. Va bene, lo faremo in un altro giorno. Vedi, Tonio Santa Maria, quando io vedo queste cose mi rendo conto che la politica è assente e ingiustificata. Ecco, questi sono i mattoni. Tenere quest'area così, forse adesso l'avranno risolta, insomma, ma io ho fotografie che dimostrano che è stata per mesi, molti mesi in quelle condizioni, se non anni. Non so se adesso è stata risolta la questione, perché dovrei andare a verificare nello stesso punto dove mi è stata fatta la segnalazione. Non è concepibile che lì ci sia quella situazione. Perché quando o se lo do in appalto, o se c'è il custode, a parte che io ritengo, Tonio Santa Maria, che il custode debba essere dipendente del comune e non dell'azienda che vince l'appalto. Il custode, secondo me, deve essere assunto dal comune, perché deve essere la figura che sta lì a nome mio, dell'ente. Non posso appaltare le funzioni di custode, secondo me, ma saranno magari i magistrati un domani a dire se io ho ragione o meno, perché qua, come si suol dire, bisogna ricorrere sempre alla magistratura per veder poi applicati i propri diritti, mentre dovrebbe essere dovere della politica presente ed efficiente risolvere le questioni prima che il cittadino le denuncia alla magistratura. Ma io dico, il custode dovrebbe essere figura alle dipendenze del comune di accogliere le fonti, quindi busta paga del comune di accogliere le fonti, perché il custode è l'occhio dell'amministrazione comunale, che deve essere garante dei cittadini, non dipendente dell'azienda che ha vinto l'appalto, secondo me. Dopodiché, se c'è un appalto, ci deve essere un funzionario, un tecnico, che deve andare lì a verificare se quell'appalto viene applicato, e nel momento in cui c'è qualcosa che non va, lo deve segnalare magari all'organo politico, come tu hai detto. Allora noi ci auguriamo che tutto questo nell'arco degli ultimi mesi sia stato fatto, perché altrimenti io oserei dire che, se non è stato fatto, ci sono stati delle omissioni,
perché quanto io sto facendo vedere oggi è stato ben segnalato in altre occasioni, come Tonino Santamaria, e concludo il programma e il tuo collegamento ringraziandoti per la tua disponibilità, soprattutto a dialogare su argomenti di cui tu non sei a conoscenza, non essendo né amministratore né politico, ma in quanto cittadino mi sono permesso di rivolgerti queste osservazioni. Nel gennaio, il 13 gennaio 2014, la Codacons, durante un consiglio comunale monotematico, consegnava 2, 4, 6 pagine all'organo tecnico e all'organo politico del comune di Acquaviva delle Fonti, il 13 gennaio 2014. Tra questo si parlava di segnaletica divelta e pericolosa. Ora, Tonino Santamaria, che si siano svegliati oggi che è caduto il palo e poteva ammazzare una persona, io ne sono contento, perché non è mai troppo tardi per correre ai ripari. Ma se fosse caduto su qualcuno, quel documento del 13 gennaio 2014 avrebbe messo in grave pericolo, privandolo della libertà, qualcuno. Non so se è chiaro. Perché quando si ricevono le lettere dalle associazioni si deve quantomeno rispondere se c'è qualcosa che non va e tenerne, diciamo, non dico cura, ma tenerle in considerazione. Perché se il cittadino deve collaborare, se un organo di stampa deve segnalare, se qualche associazione di categoria deve comunicare per iscritto, lo fa per migliorare la cosa pubblica. Nel momento in cui dall'altra parte non si risponde per anni, evidentemente c'è la mancanza del dovere d'ufficio. Che poi questi funzionari che non rispondano ricevono le premialità è una cosa vergognosa. Solo questo per me è una vergogna. Non rispondere alle lettere di associazioni. Quindi dare le premialità a quei funzionari che non hanno il tempo o la sensibilità di rispondere alle associazioni di categoria, ai sindacati o alle associazioni di consumatori, non dovrebbero ricevere premialità. Ma i regolamenti, Tonino Santamaria, sappiamo bene che, che li fanno i politici. Non so se sono chiaro. Ma non è il problema. E quindi un politico che se n'è fregato di fare un regolamento in cui avesse scritto se un funzionario su 1000 lettere risponde solo al 10% non può ricevere la premialità, secondo me dovrebbe essere mandato a casa. Ma non può andarsene a casa perché ci sono dei cittadini, come ho detto in apertura, che sono svogliati, sono disinteressati, che vanno a votare e poi si girano dall'altra parte e fanno tutt'altro che interessarsi della cosa pubblica e di quanto producono i loro amministratori. Sì, vabbè, il problema è come dire, non è il caso, anche vista l'ora, di allargarlo. Eh sì, andiamo a pranzo, lo so, la fame è quella che è. Di dire c'è tanto, insomma, da dire. Quindi il problema è che il rispetto dell'altrui, il dovere istituzionale, ci sono tante questioni che una volta c'era anche la disponibilità, lo spirito di sacrificio da parte anche dei dipendenti. Io l'ho constatato e ho sempre detto che la quasi totalità, il merito, il mio è stato quello di, come dire, dirigere un settore, ma la realtà è che se non avessi avuto la piena disponibilità dei dipendenti di quel settore, molte attività, molti, tra virgolette, diciamo, risultati non li avremmo mai raggiunti nell'interesse della comunità. Ecco, quello che una volta era una adesione, come dire, sentimentale per il bene del paese, tra il politico e il dipendente, sia operaio che dirigente o funzionario, prima c'era un clima diverso, oggi il clima per lo più è cambiato, più, come dire, freddo rispetto al cuore, alla disponibilità che si metteva una volta. Oggi è cambiato. Sono cambiate le cose perché è cambiata la società, è cambiato il mondo, è cambiato il modo di fare politica, istituzioni. Sono cambiate, cioè bisogna prendere atto che ci sono cose che non possono più essere pensate e realizzate come una volta. Ne dobbiamo prendere atto e cercare di fare
di fare il meglio, naturalmente avendo le capacità, perché se poi c'è gente che capacità non ne ha, allora tu dalla verdura, dalle cicore non puoi tirare sangue. E vabbè, però la premialità è l'errore più grave che abbia potuto fare la politica. Un funzionario, un dirigente Votato deve svolgere il suo per ruolo dare premialità a chi non spettava. per lo stipendio base, se lo vuol fare, se no andasse a passeggiare e a lavorare alla vigna, caro Tonino Santamaria. I dipendenti pubblici devono farlo per passione, come lo fanno i medici, non certo per il dio denaro. Se poi lo vogliono fare per raggiungere le premialità, cambiassero mestiere. La politica ha fatto una cosa grave, come continua a fare, a voler dare la premialità al funzionario che fa il suo dovere. Guardate un po' che bellezza. Invece di sradicare questi dalle poltrone, dagli uffici, questi funzionari che non hanno la sensibilità di tenere in considerazione il loro ruolo, il loro dovere, che fanno, gli danno la premialità. E caro Tonino, le commissioni che poi devono decidere se la premialità è stata data in maniera giusta o meno, come dice una sentenza, sono state scoperte essere commissioni con il presidente che non aveva titolo a farlo, perché era incompatibile nel suo ruolo. E quindi io mi chiedo, ma tutti i comuni stanno verificando rispetto a quella sentenza che non vi sia stata incompatibilità tra quelle commissioni e chi ha ricevuto la premialità? Ma ne parleremo in una prossima trasmissione, in un prossimo liberamente parliamone, perché poi avviene anche questo, no? Come i furbetti del vaccino, poi devono essere i magistrati ad andare a verificare cosa non ha funzionato. E questo significa che la politica non ha fatto bene il suo ruolo. Dove interviene la magistratura? Perché la politica è stata incapace di fare leggi serie e fatte bene. Ha lasciato tra le righe la possibilità ai furbacchioni di inserirsi e di essere definiti, tra virgolette, sottolineato in rosso, furbacchioni. Tonio Santamaria, grazie del tuo intervento. Siamo contenti che tu ti sia vaccinato. Scusaci se oggi pranzerai tardi, ma insomma. No, stavo facendo un lavoro, adesso lo devo lasciare perché Ti naturalmente. sei esaurito con noi e quindi non hai più forza ed Ok, ciao, energia. tanto Va bene, Tonino Santamaria, sempre disponibile, ti ringrazio. Buon pranzo a lui e a tutti voi che ci avete seguito e segnalateci ancora, come avete fatto per il cimitero comunale, le altre situazioni negative al 351-931-9265 e positive, sempre al 351-931-9265. Ci sono tante storie belle da raccontare. Anche quelle belle, non solo fatti negativi e disagi. Un saluto a voi tutti.